Saint-Vincent, vigilia del balzo finale. Binda sta per assistere all'ultimo atto del suo capolavoro. Per i radiocronisti ormai sarà un seguito di bollettini di vittorie. Appiedati per un momento gli assi del pedale. Bartali oggi può lasciare in luce i gregari. E il suo grande amico è d'accordo anche stavolta. E così si smonterà lo slogan francese che chiama domestici le figure minori della nostra squadra. Ancora valichi alpini. Vicenda di venti gelidi e di soleoni, tipica di questa corsa. I due abuoni del Gran San Bernardo andranno, come era ad aspettarsi, a Coppi e Bartali. Invece sul Col de Mos toccheranno a Robic e a Gino. Rossello e Pasquini hanno raggiunto e superato Weilemann, lo svizzero fuggitivo divenuto il numero uno della sua squadra dopo il ritiro di Kubler. E Rossello è primo a Losanna, davanti a Pasquini. L'ultimo grande crivello del Tour, la seconda tappa a cronometro. Ma vedete Robic, questa non è una tappa per lui. E non lo è nemmeno per il piccolo Marinelli, corridore in gamba tuttavia, che riuscirà ad arrivare quarto. L'attesissimo, eccolo qua. Quando si toglierà questi occhiali dopo 137 chilometri, avrà aggiunto alla sua leggenda un'altra grande giornata. Ha creato un nuovo stile. La forza non si vede più, non si ammira che la bellezza e l'efficienza dei risultati. C'è qualcosa di magico in questo atleta smilzo. Pare che operi con un prestigio psicologico, lo stesso che schiude la folla come se una scia lo precedesse. Supera anche la motocicletta, succhierà i 4 minuti di intervallo da Marinelli, gli 8 da Robic, i 16 da Okers. Davanti a lui non è rimasto che Bartali. Gino è ingigantito dall'affettuosa emulazione. Oggi toccherà uno dei vertici della sua carriera. Arriverà secondo in una gara a cronometro. Lui, lo specialista delle salite. Nancy, il vittorioso Fausto, forse preferisce il gelo della bevanda all'ardore dei baci. La tappa decorativa, passeggiata alla volta di Parigi. La corsa più faticosa del mondo, 4.800 chilometri, sta per finire. Sulla pista parigina 55 uomini sbucheranno dei 120 partiti 25 giorni fa. Bartali è entrato per primo, Corrieri a ruota non farà il Pister 48. L'ultimo traguardo è per Van Steenbergen, la freccia del Tour. Fausto ha arricchito la sua collezione di baci. Ma questa stretta di mano gli è più cara. Oggi è l'uomo prodigio del ciclismo. Ha introdotto nel temperamento dell'atleta una sensibilità nervosa simile a quella dell'artista, che dopo momenti di crisi gli dà una intuizione quasi ispirata della sua ora. Lui e Bartali formano un binomio che non si era mai visto nel mondo. E un'altra cosa non si era mai vista. Una squadra partita in 12, arrivata in 12. Un giro d'onore per Binda. Anche lui ha vinto il suo turno.